Il 27 gennaio è la giornata della memoria. Per portare in classe il tema della Shoah, vi presentiamo La liberazione delle formichine, testo e immagini di Simona Chianura. Un giorno, in un verde prato non tanto lontano, accadde qualcosa di molto strano. La pace venne rotta da un gruppo di locuste in lotta. Le locuste decisero di impadronirsi di tutto il prato, così dichiararono guerra ad ogni altro insetto del creato. Il generale delle locuste fece persino un manifesto con delle regole, a suo dire giuste. Il prato doveva essere solo di alcuni insetti, quelli più forti e senza difetti. Al primo posto, per merito e perfezione, c'erano ovviamente le stesse locuste, che si sa, sono molto alte e robuste. Grilli e cicale poterono restare, anche se un'alleanza con le locuste dovettero firmare. I problemi sorsero per le amiche formichine, assai gracili e piccine. Non si poteva tollerare la loro presenza. Così iniziò una caccia spietata, alimentata da tanta, tanta violenza. Subito dopo quell'avviso, per le laboriose formiche cambiò tutto all'improvviso. Molte scapparono di nascosto, altre vennero rinchiuse in uno strano posto. A quelle catturate fu chiesto di lavorare faticosamente. Chi si opponeva rischiava di essere uccisa ingiustamente. L'orrore di ciò che accadeva in quel prato ben presto fece il giro di tutto il mondo. Molti insetti decisero così di intervenire insieme come in un girotondo. Dall'alto, come elicotteri, giunsero coccinelle, api e coleotteri. Tra le foglie di rugiada, scudi di bruchi e ragni si fecero strada. Le formiche furono liberate da quella rappresaglia. Le locuste persero la battaglia. Dopo la guerra si prese atto di tutto ciò che di cattivo era stato fatto. Tante cose si cercò di ricostruire, ma il cuore di quelle formiche non si poté più ricucire. Ancora ad oggi è spezzato nel ricordo di ciò che è stato. Spetta a noi avere buona memoria e ricordare che certi accadimenti non si devono più verificare. La storia finisce qui. Ed ora, pronti per le nostre domande di comprensione? In un prato non tanto lontano regnava prima la pace o la guerra? Eh sì, bambini, prima regnava la pace. In un prato non tanto lontano scoppiò dopo la pace o la guerra? Eh sì, bambini, purtroppo scoppiò la guerra. Chi volle conquistare tutto il prato? Le cicale o le locuste? Eh sì, si tratta proprio delle locuste. Le locuste pensavano di essere gli insetti più forti. No? Oppure sì? Eh sì, credevano. Chi si alleò con le locuste? Grilli e cicale? Oppure api e coccinelle? Con le locuste si allearono grilli e cicale. Contro chi si accanì la violenza delle locuste? Contro i ragni o contro le formichine?
Eh sì, bambini, contro le piccole formichine. Le formiche prima potevano giocare, potevano uscire con gli amici, potevano stare con mamma e papà, potevano andare a scuola, fare sport o fare una passeggiata. Dopo non poterono più fare tutte queste cose. Secondo te è giusto ciò che hanno fatto le locuste? E perché? Immagina di essere una piccola formichina. Secondo te è giusto subire questo? Perché? Gennaio, giorno della memoria, per ricordare tutte le vittime dell'Olocausto.